Ciao e benvenuti in questo nuovo video che è uno scopriamo insieme le creazioni in resina dedicate ad Halloween. E come sapete è il mio periodo preferito dell'anno, quindi ci sono qui alcune creazioni ed ora le apriremo insieme. Allora direi di cominciare da questa creazioncina qui che, vabbè, è un po' semitrasparente, quindi si vede. In tutto ciò, ragazzi, è tipo una vita che non facevo video di creazione in resina, quindi potrei essermi completamente dimenticata tutto. Ma devo dire che questa zucca mi piace veramente tantissimo. Mi piace il fatto che ci siano le foglie nel background. E questa potrei utilizzarla per fare uno shaker, perché in effetti questo è uno stampo per fare shaker. Potrei utilizzarla per fare uno shaker perfetto per Halloween da mettere come portachiave. E niente, ragazzi, cioè, io so che io ripeto spesso le stesse cose, ma sono tipo fissata con quelle foglie nel background. Ma sono veramente belle, mi piace tantissimo questa zucca. Non l'avrei detto, pensavo sarebbe venuta così così, ma invece mi piace moltissimo. Passiamo a quest'altro stampo che rappresenta, come potete vedere, un ghiacciolo. La stagione dei ghiaccioli sarebbe passata, ma perché no? Anche Halloween può essere la stagione dei ghiaccioli, se nel ghiacciolo c'è un ragno. Oh, ragazzi, questo adesivo è veramente carinissimo. Ed anche questo devo dire che secondo me è un successone, perché è bellissimo. Porca paletta, mi piace tantissimo. Oh cielo. Anche qui stesso sfondo arancione con le ossa, le foglie, i brillantini. Ma devo dire che fondamentalmente secondo me ci sta molto bene il colore di questo ragno con il colore dello sfondo arancione. Non lo so, mi piace, me gusta. E in questo stampo poi ci sono ovviamente queste altre cose piccoline che possono essere utilizzate proprio per fare degli shaker. Ragazzi, non fate... questo è un ghiacciolo minutissimo, aspettate, li metto qua. Non fate caso alle mie unghie che sono senza gel, senza semipermanente, ma l'avevo detto in qualche video, ho deciso di toglierlo per qualche mese perché erano veramente troppo graffiate le unghie, quindi beccatevi questa informazione mentre tiro fuori questa roba. Ah, vabbè ragazzi, io sono in una posizione un po' difficile perché sono tipo curvata dietro la videocamera, quindi sembro un incapace, ma vi assicuro che sto tipo Quasimodo. Cioè ormai i miei video sono diventati video di Quasimodo. Comunque, ecco qua un po' di questi piccoli cosini che possono essere utilizzati per fare gli shaker carini. Questo stampo qui è uno stampo di AliExpress, quindi pagato veramente pochissimo. E non lo so, mi ha sempre incuriosita, però non l'avevo mai fatto, ce l'ho da un po'. Ta-da! Rappresenta fondamentalmente la sagoma di una streghetta. Allora, è molto carino, questo è semplice, tutto sommato, nero, però pensavo che poi potrei fargli anche lo sfondo, tipo lo posso colorare in diversi colori, o col viola, o con l'arancione, non lo so, ora vedo, e poi posso trasformarlo in una sorta di cosa da appendere come decorazione, fatemi sapere voi come lo utilizzereste. Comunque devo dire che è veramente molto... molto 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 carino questo stampo. E da uno stampo che costa veramente pochi soldi passiamo a uno stampo invece che costa un po' di più, perché è uno stampo fatto proprio da un artista. L'ho comprato su Etsy questo, l'ho pagato tipo 100 milioni. E qua c'è un gattino che ha, non so quanto possa vedersi, forse ore a fuoco, vediamo. Allora, è un gattino che ha un occhio blu e un occhio verde ed è nero. Essendo nero non è che si veda tantissimo, però devo dire che questi stampi qua dei gattini, essendo stati fatti da un artista proprio, sono molto belli e sono molto carini per fare ciondolini o anelli anche. E sì, non rende moltissimo in videocamera, però dal vivo vi assicuro che è un gattino fatto molto molto bene. Mi piace il fatto che questa volta io gli abbia fatto gli occhi di due colori. Per inciso ne ho uno già tirato fuori che avevo fatto qualche tempo fa, che aveva tutte e due gli occhi invece verdi, però sempre nero, quindi non si vede granché. E poi questo anche l'avevo fatto qualche tempo fa, che invece era un po' diverso, devo ancora pulirgli gli occhi, ed è fatto con questi colori contrastanti perché erano residui. Pensavo che mi avrebbe fatto schifo, in realtà mi piace questa cosa di mettere il nero e un colore invece un po' trasparente, quindi anche, non lo so, se devo dire che questo forse è comunque quello più carino perché ha gli occhi di due colori. Devo un po' pulirli, si sono un po' macchiati, vabbè, devo un po' aggiustarlo, comunque è molto carino. Prendiamo questo stampo che ha diverse componenti e non lo so, cominciamo dal pipistrello, che è semplicemente un pipistrello che fa un po' Batman, che può essere utilizzato anche questo per fare uno shaker e vedremo così. Sì, è molto Batman in effetti, non saprei che altro dire, al di là del fatto che è very Batman. Poi
abbiamo qui la scritta witch. Eccola qui, anche questa semplice, ma questa tecnicamente forse la posso riempire con un altro colore, ma è già così carina, insomma. E poi abbiamo questa mini planchette fatta con il residuo di resina arancione con dentro le foglie. Forse ci sarebbe stato bene un adesivo, però devo dire che anche così mi sembra molto carina. E questa è tipo una di quelle cose che posso facilmente impiegare per qualche progetto, insomma, mettendola insieme con altre cose. Molto carina, però mi piace. Quelle foglie le guarderei per ore. Poi qua abbiamo tipo una stellina. Niente di che non è a fuoco. Ora forse lo dico. No, è troppo piccola, vabbè, è una stellina. Un altro paio di stampi che vengono da AliExpress. Niente di che, sono molto molto semplici. Qua c'è semplicemente un asso di picche, eccolo qui. Ah, com'è brillante, mi piace. Questo potrei utilizzarlo per un anello. Sì, effettivamente volevo proprio un anello nero con un asso di picche. E questo, sì, secondo me si presta. Quindi questo sicuramente diventerà un mio anello. E poi abbiamo questa semplice streghetta. Anche questo è uno stampo che avevo da un po' ma non avevo mai usato. E che non andrà mai a fuoco. Oh sì? Sì, ok. Semplice streghetta, super brillante. Questa potrei, avevo pensato, queste cose piccoline, di utilizzarle legate a dei nastri per chiudere tipo pacchi regalo, quando devo fare un regalo alle mie amiche o insomma per qualcosa del genere. Anche se devo dire che secondo me questa streghetta qui, anche come ciondolo, non sarebbe male. Voi come la utilizzereste? Abbiamo poi quest'ultimo stampo dove ci sono un po' di cose che però ho fatto, ve lo devo confessare, con la resina di Resulta, insomma resina di scarto. Questo ho sempre paura perché secondo me quando la resina è dura è facile che si strappi. Comunque è una planchette che dentro è fatta con la ragnatela, sembra fatta come una ragnatela. Forse potevo farla in un colore diverso. Allora io questa l'avevo fatta anche rossa, l'avevo già tirata fuori. Forse sarebbe stata meglio nera, però ve l'ho detto, l'ho fatta con del colore di, cioè insomma della roba che mi era avanzata, quindi prendetela così come viene. Questa è una mini tavola Ouija o Ouija, come volete pronunciarla, che come potete vedere ha tipo le letterine, le cose scritte, però devo rifinirla. Per adesso sembra semplicemente un quadrato, anzi un rettangolo, scusatemi, con delle foglie. Ecco, forse così si nota. Però questa va aggiustata, va rifinita. Abbiamo poi queste piccole cose, sempre così un po' di scarto, la tomba con su scritto RIP, la stella, un osso, una bara, oh, che è caduta, la bara cadente, poi c'è una stellina, vabbè, non mi sforzo a toglierla, e abbiamo dei coltelli che sono secondo me troppo piccoli per essere messi a fuoco in questo momento, comunque sono due coltellini, quindi a tema molto molto Halloween. E niente ragazzi, credo che i favoriti di questo video per me siano questi tre. E non lo so, fatemi sapere quali sono stati i vostri favoriti. Per me questi vincono a mani basse. Non lo so, quel ghiacciolo mi piace veramente tantissimo. Io nel frattempo vi ringrazio per essere stati con me e come al solito vi do appuntamento al prossimo video. E ovviamente, Happy Halloween! Ciao!